Per Vox Impresa quest'oggi all'interno di, te lo dico chiaramente, abbiamo Alcantara, un'azienda che produce vini made in Sicily e per parlare di questa azienda e soprattutto dell'importanza del lavoro che questa azienda sta avendo in questo periodo in modo particolare, do il benvenuto a Salvatore Rizzuto, enologo di Alcantara. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E do anche il benvenuto al responsabile commerciale con il quale parleremo in modo particolare dell'esportazione di questi prodotti, Gianluca Calì. Buongiorno anche a te, Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo parlando con Salvatore, appunto l'enologo di Alcantara. Puoi parlarci un po' della vostra mission, dell'importanza soprattutto che date al Made in Sicily con i vostri prodotti? Sì, certo. Allora, è un'azienda, una medio piccola azienda relativamente giovane, fatta da giovani, ma con un cuore legato alla tradizione. L'azienda si trova, insomma, a Randazzo, a 650 metri sul livello del mare, sul versante nord, si estende per quasi 14 ettari e ovviamente fa Made in Sicily, quindi non solo prodotti del nostro territorio, ma ovviamente dei vini prodotti da vitigni autoctoni. Quindi coltiviamo prevalentemente il Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Caricante. E da lì, insomma, abbiamo creato diverse tipologie di vini con diverse declinazioni del Nerello Mascalese a partire dal neonato, insomma, in progetto. Uno spumante fino ad arrivare a un rosato, un vinificato in bianco, un rosso più strutturato per concludere al passito. Questo è un po', diciamo, quello che tecnicamente produciamo attualmente noi. Poi facciamo, insomma, dei bianchi che sono lì anche un bianco un po' più giovane, un bianco un po' più strutturato da affinamento. Insomma, quindi dei prodotti che in qualche modo coprono a 360 gradi la cultura, del vino rigorosamente made in Sicily, quindi sicuramente Made in qualcosa Sicily. da portare, con la giusta importanza, anche con il giusto rispetto della nostra terra, sulle tavole dei siciliani e non solo. E a questo ovviamente, mi Sì. rivolgo con questo aspetto a Gianluca, il responsabile commerciale, perché dico non solo i siciliani, perché, Alcantara si occupa di questa esportazione del Made in Sicily. Puoi un po' spiegarci l'importanza di questa esportazione anche all'estero dei nostri prodotti? Sì, noi diciamo, siamo strutturati a livello nazionale, lavoriamo con l'Oreca, con gli agenti, con la GDO e con l'e-commerce. Però chiaramente non tralasciamo la parte estero-export perché noi lavoriamo principalmente con gli importatori e in principal modo negli ultimi anni abbiamo lavorato intensamente nel nord Europa, con i paesi nordici e poi ci siamo anche, abbiamo guardato oltre l'Unione Europea con l'America, con il Giappone, con il Canada, perché sono chiaramente paesi importanti che richiedono tantissimo l'Etna negli ultimi anni. Le richieste sono salite in maniera notevole, soprattutto per i nostri vitigni autoctoni, tra cui il Nerello Mascalese e il Caricante in particolare. Negli ultimi anni c'è stata una richiesta maggiore del Caricante, pur non essendo molto presente sull'Etna, e noi stiamo facendo sì che stiamo cercando di incrementare la produzione. Questa è una cosa Quindi importante per offrire ovviamente quello che viene maggiormente richiesto, poterlo offrire dando soprattutto la qualità del prodotto tipico siciliano, quindi non solo assolutamente, qualcosa che assolutamente. proviene dalla nostra terra, ma qualcosa che abbia anche un valore aggiunto. E su questo Salvatore sicuramente da bravo enologo me ne può dare conferma. Il fatto che siano prodotti siciliani non è importante solamente da un punto di vista culturale, quindi per noi siciliani, soprattutto, ma anche perché la terra siciliana ha un po' quel quid in più, che viene dato ai nostri vini. Dico bene?
Sì, assolutamente. Insomma, il Made in Italy, in particolare il Made in Sicily, diciamo che è un fattore trainante sia come immagine, perché quindi si è pian pianino, insomma, è stato costruito un brand che dobbiamo, insomma, cercare di incrementare, cercare di portare avanti, ma non è solo un fattore di immagine, ma anche un fattore qualitativo, perché effettivamente la Sicilia, insomma, storicamente ha sempre fatto dei vini importanti e comunque noi tecnici e gli imprenditori stanno mettendo tutte le energie possibili e immaginabili per tirare fuori dei prodotti di altissima qualità. Tant'è vero che, essendo, insomma, un'azienda che produce 80.000 bottiglie, quindi non abbiamo dei numeri notevoli, ma l'obiettivo è quello di produrre il massimo della qualità, incentrandoci in particolar modo sulla viticoltura, quindi partire con il buon piede per fare un vino di altissima qualità, sino arrivare in cantina, cercare di prestare la massima attenzione per portare avanti il progetto qualità, perché l'obiettivo è quello di arrivare in primis con la qualità del prodotto finito, con l'esternare un po' le qualità del caricante, dell'ennerello, che negli ultimi anni se ne parla tanto, ma anche quello di portare avanti un po' il nome della Sicilia, insomma, la qualità di questi vini che sono veramente di un'attenzione particolare, insomma, sono dei vini unici e da assaggiare. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, Salvatore. In conclusione, al volo, Gianluca, come state vivendo questa ripartenza dopo il lockdown che purtroppo ha coinvolto un po' tutte le aziende e un po' tutti gli imprenditori? Beh, guarda, in questi ultimi 2-3 mesi ci siamo resi conto di quanto sia importante chiaramente lavorare con l'export, lavorare con gli agenti anche in Sicilia, con i vari distributori, però abbiamo forse un po' tralasciato i clienti privati e un po' anche la vendita online, l'e-commerce, perché c'è stata una grandissima richiesta dal momento che le persone sono rimaste in quarantena a casa, ordinare del vino direttamente a casa attraverso i canali, i vari network anche online, quindi questa è una cosa che sicuramente svilupperemo per il futuro, quindi la vendita online, la vendita al privato, e poi chiaramente il nostro augurio è che a breve comunque la ripresa ci sarà sicuramente, sarà un po' più lenta, ma siamo fiduciosi, anche perché volevo aggiungere che comunque se il vino rimane qualche mese in più in cantina, questo non è un problema, anzi si affina meglio, quindi migliora. Su questo aspetto siamo fortunati. Infatti. Perché effettivamente dobbiamo pensare anche agli altri aspetti, cioè quelli che hanno dei prodotti deperibili, che ovviamente il prodotto va male, in questo caso il vino va ad affinare, quindi infatti aggiunge un fattore qualitativo in più, e quindi anziché rincorrere un po' il mercato, in questo caso ci stiamo prendendo questo lockdown come un punto di forza, cercare di far maturare bene i nostri vini prima che entrano in commercio, prima che vadano sulle tavole dei clienti. Quindi guardare, come si suol dire, il bicchiere mezzo pieno in questo il caso. Il bicchiere mezzo pieno. Mi sembra che sia azzeccato, certo, anche come metafora. Certo. Grazie mille a Salvatore Rizzuto, enologo di Alcantara, e grazie al responsabile commerciale Gianluca Calì di Alcantara. Grazie e un grosso in bocca al lupo per tutto. Grazie. Cari saluti, arrivederci. Crepe.